appena stato. È successa una cosa. Parto dal principio. Il primo progetto per la casa del fascio è del 1928. A quella data l'edificio aveva caratteristiche formali in linea con la tradizione. Con il progetto del 32, Terragni ha invece rivoluzionato l'impianto, creando un edificio perfettamente compiuto nella purezza delle sue proporzioni. L'accesso avviene attraverso un sagrato sollevato di un gradino, una sorta di piazza, e non è altro che la proiezione della facciata principale sulla città. Da qui, come in un monumento classico, si sale per raggiungere lo spazio pubblico della corte, sulla quale si affacciano la sala del direttorio, gli uffici e i ballatoi di disimpegno, in un impianto che traduceva perfettamente le richieste del Partito Nazionale Fascista. La trasparenza dell'edificio è dovuta al rapporto perfetto tra le grandi superfici vetrate e il marmo, che invece di dare monumentalità, gravità, qui si alleggerisce misteriosamente nel ritmo delle grandi finestre e nel riflesso del pavimento e del soffitto all'ingresso, in pietra nera del Belgio. La casa del fascio aveva un ciclo di decorazioni andato perduto, realizzato da Mario Radice. C'è una profonda attenzione anche per gli oggetti d'arredo, il tavolo e le sedie, ma anche le ringhiere e i corrimano. Sorprendente poi l'impiego del tubo metallico, piegato come creta. La casa esclude e risucchia. L'esterno entra dalle finestre e dalle travi aperte nel cielo. La facciata principale si specchia nel duomo, un grande rettangolo verticale che a destra fa da contrappunto ai 20 rettangoli vuoti dei quattro piani. Geometrie, trasparenze. L'impianto sembra muoversi. Il telaio. Nella casa del fascio il motivo del telaio matura e prende corpo, mentre in facciata è una maglia articolata asimmetricamente. All'interno la struttura sembra scomparire e l'edificio reggersi sul vuoto. Il telaio è una porta tra due mondi, che hanno bisogno l'uno